Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarei finito? Se tutto fosse vita,
invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'osso dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno deboli e ci contiamo di maggior rispetto, e quelli debolose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelli decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo offrendo maggior onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo vi sia visione, ma anzi le varie membra abbiano più delle une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono tutti. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, cioè alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, in virtù delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare la lingua. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono i doni della guarigione, tutti parlano di lingua, tutti le interpretano, parlano di lingua. Per Domini
il presepe va fatto sotto l'altare, un unico mistero, l'incarnazione che continua nell'Eucaristia, quel pane di vita a cui ogni domenica siamo chiamati a nutrirci. Come nutriamo il corpo, così dobbiamo nutrire la nostra anima per dare forza, solidità, come ci richiama San Luca oggi, la solidità della fede e quindi rigore, valori ai nostri cuori, a quindi delle nostre famiglie, delle generazioni future. Colpisce in questo Vangelo Gesù che entra a Nazareth, come ogni sabato da Paolo ebreo, per pregare nella sinagoga e prende il rotolo di Isaia. Gesù conosce la legge, conosce i profeti e leggendo questo passo di Isaia dice oggi si compie, cioè lo applica a sé per dire chi è e cosa farà, l'identità unita alla sua missione, quella identità che ci richiama il nostro nome battesimale e nel battesimo la nostra missione di essere figli della luce, cioè di portare crescendo da grandi la luce e la fede. Poi nella crisi ma viene riconfermata. Allora Nazareth Gesù legge questa parola di Isaia, poi chiude il rotolo e apre il libro della vita. Con questi verbi sono consacrato dal Padre, porto ai poveri il annunzio, proclamo la liberazione a chi è prigioniero. Non pensiamo solo al carcere, ma pensiamo alle tante altre di forme di schiavitù spirituale e morale di oggi. Proclamo e porto la vista ai cieli per dare il senso delle cose, il senso della vita, per leggere nel cuore di chi ci sta accanto. È un'arte difficile che solo chi ama sa fare. Gesù continua, sono venuto per rimettere in libertà gli oppressi. In quel famoso gioco tra la libertà che è come la vela della barca e il timone che è la verità, la tua verità. Solo col timone senza la vela non vai avanti, solo con la vela corri avanti nella tua libertà, la barca si sfaccetta. C'è bisogno della vela e c'è bisogno del timone, della tua libertà, della verità che ti rende salvo e che ti salva. Gesù chiude, sono venuto per proclamare l'anno di grazia del Signore. Noi vedremo un giubileo di conversione, di grazia, cioè di amore per il Signore, per tutto ciò che siamo e che dobbiamo essere. Gesù chiude oggi, si compie questa parola, e sono io l'unto del Signore. Un altro grande messaggio ce lo dona San Paolo in questa lettura alla comunità greca di Corinto, è il discorso dell'essere uniti. Come ogni membro del corpo ha bisogno di un altro, e quando abbiamo tanti denti tutta la persona soffre, non ci sentiamo bene, proprio perché siamo interconnessi, così è la Chiesa, corpo mistico di Cristo, dove la sofferenza di una famiglia diventa la nostra sofferenza, dove la difficoltà di un fratello è la nostra sofferenza. Si è uniti nel dolore e nella gioia, si è uniti come il corpo mistico di Cristo che ci unisce e ci affratella. Ecco questo mistero e questo impegno di unità a cui ci richiama San Paolo. Nella forza del Signore e deve sempre parlare dal nostro cuore. Papa Francesco oggi celebra in tutta la Chiesa e quindi noi con lui la parola del Signore. Nella Bibbia quando Dio parla crea da nulla le cose. Egli disse e luce fu. Nel momento in cui pronuncia scende quella parola, quella parola crea nella Bibbia ogni cosa. Manda con il Signore la tua parola per creare un cuore nuovo. Andremo tra un mese per iniziare la Quaresima.
quella parola che deve essere accolta, che deve essere celebrata, che deve essere vissuta. Dagli sposi io sono solito raccontare il ruolo della preghiera in ogni casa. Ogni famiglia cristiana deve avere un angoletto in cui quello spigolo c'è la Bibbia aperta, con un berretto, con un fiore, con un lumino acceso, con i bimbi che arrivano, nascono, con le persone che volano in cielo, perché la parola di Dio unisce la terra al cielo, anzi, cattura il cielo e la luce, perché la nostra terra ne ha bisogno, soprattutto quando siamo nel lutto, nella prova, nella salita esistenziale, nelle salite della vita. E può celebrare la parola, è l'impegno che il Papa ci chiede in questo mese. Che non sia un libro, la Bibbia di biblioteca, ma che sia aperto, che sia l'ingresso della casa, perché ogni volta che entro la possa vedere, mi possa accostare, ogni volta che esco mi possa portare un versetto da ruminare, cioè da meditare lungo la giornata. E quella parola si fa presenza viva di Cristo, presenza viva che ti scuote e ti alza sempre. L'esperienza anche del popolo antico con il governatore Nehemia e il sacerdote Ezra, che proclama la parola dall'alba, dalle prime luci, fino a mezzogiorno, quando i raggi sono perpendicolari. E il popolo, ascoltando la parola, si commuove, piange, vede la sua colpa, l'errore, la sua miseria e scopre che Dio è misericordia. La misericordia significa Dio che guarda sia la nostra miseria, ma se la consegniamo a Lui siamo preziosi e ci rialza, ci dà la capacità, ecco, di ripartire, non da soli, ma insieme. È bello questa sera vedere la Chiesa affondata, segno che la nostra sorella Maria ha camminato bene per noi e la ricordiamo per il suo sorriso, per la sua luce, per le cose belle che ci ha trasmesso. E affidiamo questa testimonianza luminosa alla famiglia, ai figli, ecco, per ripartire, non da soli, ma insieme. In quel dono dell'unità di cui Paolo ci ha parlato come corpo mistico, in cui il vissuto tuo si intreccia con il mio. Siamo uniti, siamo interconnessi, siamo gli uni per gli altri, non siamo isole. Ecco, chiediamo al Signore questa capacità di accogliere la sua parola e anche noi di commuoverci dinanzi alla parola di Dio, di alzare le mani per dire Signore ci affidiamo a te. Il popolo alza le mani, si inginocchia e poi si prostra con la faccia a terra. I nostri fratelli musulmani toccando la testa 5 volte al giorno fanno una semiprostrazione. Del popolo ebraico e cristiano l'adorazione si esprime prostrandosi, cioè allontanandosi a terra. Si prostrano con la faccia a terra dinanzi al Signore. E mentre il popolo piangeva, il Signore ascoltava le preghiere. Dopo questa giornata di ritiro, di ascolto attento della parola e di confessione delle proprie colpe, come finisce l'incontro? Con la festa. Con il banchetto. Il sacerdote e il governatore stabiliscono questo banchetto, carni grasse e vini dolci, perché ci siamo riconciliati con Dio Signore, siamo più fratelli e sorelle tra di noi, ripartiamo insieme, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Loro hanno un augurio di forza per ripartire, un augurio di unità. Perché così la vita ha più gusto, ha più sapore, soprattutto in questi mesi ancora di prova, ancora di vista. Ripetiamo questa settimana questo Salmo 18. La tua parola, Signore, è spirito e verità. Mandala nel nostro cuore perché lo plasmi, perché lo rinnovi come figlio tuo. C'è l'ultima madre della parola, colei che l'ha portata in grembo, colei che l'ha generata. Ecco, il Verbo, la parola eterna è Cristo, figlia, verità e vita. Si
sia sempre tu che a plasmare il nostro cuore per lungo e la nostra vita. Affidiamo alla Madre di Dio e alla nostra Sant'Anna, Sant'Andrea, con il resto in paradiso della nostra sorella Maria, accompagniamo con la nostra preghiera che sia il viaggio nella luce e nella pace eterna. Sia lodato Gesù. Professiamo la nostra fede. Credo in Dio, Thank you.
affidato per la vita dell'inferno, per cui vedere l'interprete dei beni sotto si regga pura di tutto il creato, nelle tre opere glorifiche per Cristo Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo anche la nostra voce acclamando con preziosa esultanza. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, di noi tutti, abbi misericordia.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Signore Gesù Cristo, finché le chiese che sono nel mondo di cuore, e vive